Questo episodio inizialmente non era previsto per questa prima stagione Basic, ma poi mi sono reso conto di aver citato più volte le automazioni nei vari episodi e quindi era d'obbligo fare una puntata in cui accennare cosa sono e come si usano, sempre a un livello basic. E allora andiamo a vedere come automatizzare le nostre tracce. E cominciamo con la definizione. Cosa intendiamo per automazione all'interno di una DAW? È la programmazione nel tempo di regolazione di livelli, di movimenti di fader, di rotazione di knob e di accensione e spegnimento degli switch, sia nelle channel strip che nei plugin. Un esempio su tutti è l'automazione del volume. Se vuoi inserire delle variazioni di volume durante la riproduzione di un brano, per esempio su una traccia, senza intervento manuale, le puoi programmare attraverso le automazioni. Le automazioni possono essere aggiunte ad ogni tipo di traccia, compresa la stereo out, che possiamo vedere anche nella tracks area, selezionando dal menu track la voce output track, o usando anche il key command shift command M. Ma continuiamo con l'esempio dell'automazione di volume vedendo praticamente come fare. Prima di poter modificare le curve di automazione è necessario mostrarle e scegliere se agire su tutta la traccia o per singole regioni. Con il focus nella tracks area scegli dal menu mix la voce show automation. O in alternativa puoi usare anche il pulsante nella menu bar della tracks area. O anche il key command A. Vedrai così le curve di automazione sulle tracce presenti. Ecco, qui la vediamo solo un'automazione nella stereo out. L'automazione in realtà è attiva anche negli editor. Per esempio, ecco, se clicco qua il key command A, mi appaiono le automazioni all'interno dell'editor. In corrispondenza di ogni traccia vediamo che sono comparse una serie di nuove informazioni. Ve lo faccio rinotare, ecco. C'è un pulsante per scegliere se agire sulla traccia o sulle regioni. C'è la tendina per scegliere il modo, la modalità, e la tendina per scegliere i parametri su cui andare ad agire. Qui troviamo di default selezionata la voce volume, ma da qui ovviamente possiamo andare a scegliere qualsiasi altro parametro. All'interno delle tracce c'è un leggero filo che corrisponde all'automazione, però non ancora attivata. Cliccando all'interno, ecco, diventa attiva la curva dell'animazione di questa traccia su cui possiamo andare ad agire. Il parametro selezionato è volume e quindi vediamo che muovendo lo slider andiamo a muovere quella linea che rappresenta graficamente nel tempo l'andamento del volume, che in questo caso è lineare. Nella traccia quindi ora puoi disegnare manualmente con il semplice pointer tool i punti su cui andare a inserire i cambi di volume. Col pointer tool puoi fare una serie di operazioni di base intanto, come creare i punti cliccando semplicemente su questa linea, li puoi selezionare quelli già creati, li puoi spostare in orizzontale o in verticale andando a inserire quindi la variazione, in questo caso di volume. I punti selezionati li puoi semplicemente eliminare con il tasto backspace della tastiera. Puoi anche selezionare più uno o più punti e poi eliminarli. Faccio undo o anche spostarli insieme. Andiamo a cambiare la modalità, che è di default è in lettura, read, e mettiamola in write. In questo modo possiamo andare a scrivere in tempo reale sulla curva muovendo il fader, per poi riascoltarlo rimettendo in modalità read.
Con la modalità touch invece puoi intervenire su una curva già scritta solo nel momento in cui vai a toccare il fader. Quando interrompi, si interrompe automaticamente anche la scrittura e quindi non viene più riscritta la curva. Facciamo una rapida prova. Mentre per finire con la modalità Latch, la scrittura continua anche dopo aver rilasciato il fader e quindi rimane a quel livello anche se stabile. Ecco, così viene riscritta tutta la curva su cui passa la playhead durante l'ascolto. Ti ricordi la puntata sui tools in cui ti ho citato, senza però approfondire, perché appunto non ne avevamo ancora parlato delle animazioni, due tool relativi proprio all'automazione? Ti metto il link qua su. Erano i tool Automation Select Tool, che serviva per selezionare una serie di nodi dell'automazione disegnando un rettangolo, per poi quindi spostarli insieme o eliminarli. Poi abbiamo l'Automation Curve Tool, disegno ecco altri due punti così da mostrare, anzi ecco, e ti mostro che possiamo così curvare l'andamento fra due punti, muovendo in verticale abbiamo un solo andamento, invece in orizzontale possiamo avere anche una variazione di andamento. Ma possiamo anche automatizzare più parametri contemporaneamente sulla stessa traccia o regione. Andiamo a provare anche per esempio il pan. Allora do una sistemata prima al volume di questa traccia, così poi andiamo a vedere il pan. Ecco che ora abbiamo selezionato il pan, vediamo in leggera trasparenza l'animazione che abbiamo fatto sul volume e cliccando si accende la curva di automazione del pan, che possiamo anche qui muovere muovendo il knob. Andiamo quindi a scrivere anche l'automazione del pan. I punti scritti anche con questa modalità ovviamente si possono selezionare e andare a intervenire manualmente per fare delle correzioni. Dal menu a tendina forse avrai già notato che ci sono molti elementi su cui possiamo andare ad agire, oltre a quelli principali come il volume, il pan, solo, mute. E possiamo andare ad agire anche sugli smart control,
ma anche sui parametri del plugin dello strumento o degli effetti MIDI se sono presenti. Ecco, qui abbiamo l'arpeggiator. E quindi abbiamo tutti i suoi parametri che possiamo automatizzare, ma anche quelli degli effetti audio, anche questi, diciamo, degli effetti audio presenti. Quindi vediamo il channel EQ, lo stereo delay, e li ritroviamo qua con tutti i loro parametri automatizzabili. Facciamo un esempio col gain. È abbastanza semplice, ma ne approfitto anche per darti un consiglio, un piccolo trick. Per automatizzare l'andamento di livello di una traccia nel brano è consigliabile usare il gain e non il volume principale della traccia, perché quello poi ci può essere utile per fare dei ritocchi di mix. Quindi ecco, ho selezionato il parametro gain e qui vado a inserire anche delle variazioni di gain. E così tutte queste automazioni si sommano, potrei aggiungere anche delle altre, ma anche meno, diciamo, in questo caso. E facciamo magari un esempio con l'EQ, che può essere interessante. E andrò ad automatizzare il filtro Locate. Ecco, puoi notare che siamo andati ad agire su più parametri, sull'accensione, principalmente lo spegnimento del filtro, e anche sulle variazioni del filtro stesso, dei valori di quel filtro. Ne approfitto per darti un altro piccolo tips molto utile, perché visto che i parametri da automatizzare possono essere anche tanti, specialmente nel caso di alcuni synth, per esempio vediamo Alchemy, ecco, i parametri sono tantissimi e non è facile capire quale parametro della tendina corrisponde a uno slider, a un knob che magari nell'interfaccia grafica è più facile da riconoscere e da memorizzare. Ti consiglio quindi di fare così, di attivare dal menu Mix la modalità Auto Select Automation Parameter in Read Mode, così la voce che andiamo, cioè il parametro che andiamo a toccare all'interno del plugin, di un qualsiasi plugin, verrà automaticamente selezionata nella tendina, così non dobbiamo andare a scegliere la voce dal menu a tendina, ma andiamo direttamente qui a toccarlo. Ecco che si è automaticamente selezionata la voce corrispondente, cutoff. Poi andiamo nel delay, ecco che abbiamo il delay, e così possiamo andare qui a fare l'automazione. Beh, era importante introdurre anche le animazioni, o no? In ogni progetto che si rispetti non se ne può fare a meno. Grazie per essere arrivata o arrivato fin qui. Se il video ti è sembrato utile, magari condividilo tra i tuoi contatti. Se metti un like al video e ti iscrivi al canale, lo aiuterai a crescere. La campanella invece aiuterà te a non dimenticarlo. Ci vediamo anche sugli altri miei canali e nei prossimi episodi. Dai, è forte!